Buongiorno ragazzi, oggi faremo questa breve intervista su come coniugare la vita sportiva e quella scolastica. Voi praticate qualche sport? Sì, vado a livello agonistico. Pallanuoto non più a livello agonistico. Io non più, ma praticavo ginnastica artistica. Perfetto, come avete iniziato? A 3 anni, quando mi ci portò mamma per la prima volta, e da lì poi non ho più smesso. A 3 anni perché è una tradizione di famiglia, mio padre e i miei parenti hanno sempre fatto nuoto. Io in seconda elementare con la mia migliore amica, anche se poi l'ho riniziato regolarmente qualche anno dopo. E da quanto tempo praticate questo sport dunque? 15 anni, 15 anni. 6 anni, Avete detto che lo praticate comunque a livello agonistico. Ora, com'era, siccome lo sport è fonte di aggregazione, il rapporto tra vita sportiva e quella sociale? difficile, cioè non c'è una vita sociale, davvero, è impossibile praticamente, però è una scelta di vita che ormai ho scelto questo e quindi vado avanti, cioè certo fiera di quello che ho scelto, però delle volte mi scoccia anche rinunciare alla vita sociale. Complicato perché porta grandi svantaggi a livello mentale, a livello fisico, però porta anche svantaggi. Poi se abbiamo grande fame e organizzazione si può fare tutto, secondo me. Per il mio è molto complicato coordinare le due cose, tant'è che io ho smesso appunto perché non riuscivo a ottenere buoni risultati come volevo io a scuola e molti nello sport, e io penso che la scuola sia la cosa fondamentale. Quindi secondo voi risulta quasi impossibile coniugare sport e scuola? Impossibile no, perché fino a qua ce l'ho fatta, però davvero davvero difficile, c'è cioè, un qualcosa che se non stai dentro non riesci a capire, cioè non, proprio è incomprensibile. Sì, è complicatissimo perché ad esempio io l'anno scorso quando mi allenavo dalle 8:30, 10:30 la mattina a scuola dormivo sui banchi. Però ripeto, se c'è la voglia e la grinta si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Secondo me appunto è complicato e difficile, tant'è che non riesci più comunque a uscire con i tuoi amici, a fare le cose che comunque prima facevi e devi riuscirti a organizzare. Quindi lo sport secondo voi è una valvola di sfogo dagli stress quotidiani e non potrebbe diventare comunque un mestiere per la vostra vita futura? Un mestiere no, perché appunto se doveva diventare un mestiere non ero qui a scuola, di certo. Però diciamo che una valvola di sfogo secondo me no, cioè almeno nel mio caso, perché anche il nuoto ultimamente mi sta stressando molto e insieme alla scuola è davvero complicato. Secondo me non può essere un lavoro perché la pallanuoto sia il nuovo posto dove affida da mangiare, mentre può essere sia una valvola di sfogo per problemi familiari, problemi a scuola e inoltre è importante per la formazione caratteriale e professionale. Secondo me ormai alla nostra età non può più diventare un mestiere e penso sia una valvola di sfogo perché puoi comunque appunto sfogarti con il tuo sport e non pensare alle cose che ti sono successe ad esempio durante la giornata. Perfetto ragazzi, grazie.